insomma, non so se fu colpa del governo belgo o di quello italiano, ma fu proprio una porcata. Comunque, questo della miniera della Belgique è pure un lavoro strano. Infatti bisogna sapere che laggiù non ci sta mica solo il minatore, ovvero sia quello che scava il carbone, ma ci sta anche il manovale, il macchinista, il badilante. Ora, una volta che tu eri pronto, con tutti i tuoi attrezzi e la medaglietta col numero non sia mai ti perdevi, ti facevano scendere con l'ascensore. Ma quando dico scendere, intendo giù, nel fondo della terra. Un chilometro, 2 chilometri. Chi può sapere? Appunto, se Vossia pensa all'inferno, pensa esatta esatta alla vita del minatore. E le ragioni sono queste. Primo, che è buio. Ma buio, che non vedi manco i tuoi pensieri. Secondo, fa un caldo che non si può respirare. Terzo, noi minatori, finito il turno, siamo neri e sporchi, come diavoli. E poi c'è un'altra faccenda, che è quella del fuoco. Infatti là sotto sta inguattata una bestia orribile e tremenda, di nome Grisù. E questo Grisù altro non è che un gas, che si infila dappertutto. Striscia come a una bici e riempie tutti i buchi. Sicché voglio dire, alla fine sei circondato e non ti puoi ribellare. E il meglio che ti può capitare è che ti addormenti per via di sto gas e ti risvegli in paradiso, se devi andare in paradiso, oppure all'inferno, se devi andare all'inferno. Ma il peggio è che questo gas esplode e con lui tutta la miniera, o quasi, e chi è là in quel momento resta incenerito, carbone in mezzo agli altri carboni, buono per essere spalato da un minatore anni e anni dopo. Anche il nome ti fotte, Grisù, come, che ne so, un cane, un gatto, che ti pensi che lo può accarezzare, e invece no, è traditore. Poi ci stavano pure i topi là sotto, sì. Tanti, tanti, che noi ci lavoravamo a contatto, tanto che il mangiare lo tenevamo in scatole di ferro, bello stretto addosso, se no i topi ti mangiavano la roba pure dalle tasche. Poi si portavano giù pure i canarini. Volete sapere perché? Quando i canarini oppure i topi scappavano via, voleva dire che c'era pericolo e bisognava fuggire. Poi ogni tanto qualcuno si faceva male sul serio. E qualcuno se ne andava dritto dritto al creatore. Sì, più o meno uno ogni 5 giorni. E sto parlando solamente degli italiani. Ma per i padroni della miniera, niente era che se non ne morivano 3, nello stesso giorno, nella stessa miniera, il lavoro non si poteva fermare. Questa era la legge. Ma siccome quando una legge è sbagliata, è come una maledizione. Ci volette quel disastro del 56, perché i capurioni dell'Italia e della Belgique muovessero il culo per cambiare queste condizioni di lavoro bestiali. Con rispetto parlando per le bestie, che sono più umane di certe bestie, di uomini. Le pietre ed il carbone dipingeva di nero il mondo. Il sole nasceva, ma io non lo vedevo mai. Laggiù era buio, nessuno parlava, solo il rumore. Scava, che scava,
questa sera come tante in un ritorno. In 10 anni, dal 1946 al 1955, sono stati 500 i morti italiani nelle miniere belghe, 50 ogni anno. Luglio 56, l'Unità pubblica un articolo di denuncia molto circostanziata sulle condizioni di lavoro nelle miniere belghe. Soltanto pochi giorni dopo, Marcinelle, 8 agosto 1956, 262 morti, 136 italiani. Ore 8 del mattino, bacino di Charleroi, miniera Cuore Amaro. Nella corsa di risalita alla superficie, un carrello carico di materiali di scavo, sbattendo contro le pareti del pozzo, prive di protezione, sradica una putrella, trancia i fili della corrente elettrica, la condotta dell'olio e i tubi dell'aria compressa. È l'inizio dell'inferno. Il cortocircuito provocato dalla rottura dei cavi infiamma l'olio gassificato dall'aria compressa e le fiamme si propagano velocemente dal luogo dell'incidente alle impalcature di legno delle gallerie, involontariamente alimentato dai ventilatori che immettono aria nel pozzo e ne aspirano i gas. I minatori di turno quella mattina sono bloccati nelle gallerie senza possibilità di scampo. La comunicazione tra fondo e superficie è completamente interrotta. L'Italia è col fiato sospeso. Siamo di fronte al primo tragico scoop della televisione. Nei bar si resta incollati tutto il giorno ad attendere nuove notizie. Soltanto il 12 agosto sarà possibile raggiungere il livello 907. Nelle gallerie non ci sono che cadaveri, quando è possibile riconoscerli come tali. Corpi folgorati nelle fiamme, ancora in posizione di lavoro, altri asfissiati dal grisù e dal fumo. Molti corpi vengono trovati sotto 90 centimetri d'acqua usata per spegnere le fiamme. 3 anni dopo la tragica catastrofe,
Il tribunale di Charleroi chiuderà il processo con una sentenza di generale assoluzione. Pochi giorni prima dell'incidente di Marcinelle, la stampa belga parlava in questi termini dei minatori italiani: non abbiamo più bisogno degli italiani. E ancora peggio, il ministro Van der Dael: gli italiani sono solo buoni per venire a crepare da noi.